Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. È un piacere avere ai nostri microfoni per la prima volta la President Bologna in rappresentanza del club allenato da Marco Risso e con noi il centrovasca della compagine felsina Cristiano Campolongo. Ciao Cristiano, benvenuto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Cristiano, partiamo dalla scorsa annata. Che cosa vi ha lasciato in eredità un torneo nel quale a un certo punto sembravate lì lì per entrare nella lotta per l'ultimo posto playoff? Ma sicuramente sensazioni positive, perché comunque noi venivamo da una Serie B pur con un'autoretrocessione, quindi l'ossatura è rimasta quella della 2 dell'anno prima. Ma possiamo dire che da neopromossi fare un campionato abbastanza tranquillo, anche vicino al quarto posto, sfumato poi alla fine, ha lasciato sicuramente buone indicazioni e soprattutto ci ha permesso di lanciare qualche giovane interessante che poi, come nel caso di De Simone, ha avuto la possibilità di partecipare a qualche manifestazione quest'estate con la nazionale giovanile. Assolutamente. Che torneo sarà invece la prossima Serie A2 che prende il via a brevissimo? Per quest'anno brevissimo. Sarà un campionato molto equilibrato, secondo me, perché vedo due o tre squadre sulla carta superiori alle altre. Perdonami, ovviamente a te chiedo di far riferimento alla tua area di competenza. Sì, immaginavo. E vedo Camogli e Torino con qualcosa in più delle altre e secondo me anche Brescia, perché comunque è un gruppo di ragazzi giovani che l'anno scorso ha fatto un buon campionato, poi con due o tre innesti, secondo me, si piazzano insomma tra le candidate comunque a recitare il ruolo da protagonisti. Poi dietro, escludendo magari le no promosse, che comunque secondo me hanno delle buone rose, ci sarà tutto un gruppo di squadre che combatterà ogni sabato per guadagnare 3 punti. Quindi sarà un campionato, a parte forse queste due o tre squadre, molto equilibrato. Con quali ambizioni la President si presenta ai nastri di partenza di questo torneo? Che ruolo volete recitare? Anche perché l'anno scorso eravate la neopromossa terribile. Quest'anno non c'è più il fattore sorpresa. L'anno scorso abbiamo pagato, dopo un buon avvio, un rendimento in trasferta un po' scarso, visti quelli che erano i nostri risultati in casa. Poi magari abbiamo perso qualche punto per strada, con partite perse all'ultimo. Comunque abbiamo fatto una buona annata, anche potendo contare un po' sull'effetto sorpresa. Quest'anno la squadra è ulteriormente ringiovanita, abbiamo perso Bruno, che era, diciamo, il nostro attaccante di riferimento dell'anno Bruno scorso. Kadar, eh? Bruno Kadar, che ha ricevuto, secondo me, giustamente una chiamata dalla serie maggiore e spero e sono sicuro farà bene. Abbiamo una squadra che è ancora più giovane, contiamo sei senior più ragazzi del 2004-2005 provenienti dalle nostre giovanili. Quindi puntiamo a fare un campionato tranquillo, raggiungere la salvezza il prima possibile, poi vedremo se come l'anno scorso riusciremo a trovare l'alchimia giusta, secondo me potremmo comunque fare bene e mettere in difficoltà chiunque. Credi all'opportunità dietro le due favorite di possibili sorprese, di quelle squadre che partono sotto traccia e poi magari trovano la chimica giusta e scompaginano i piani? Secondo me sì, anche il Lavagna che affronteremo sabato comunque è una squadra che negli anni si è dimostrata sempre ostica, soprattutto in casa. E con un gruppo di ragazzi di Lavagna più qualche ragazzo da fuori ha sempre messo in difficoltà chiunque. Quindi penso che anche loro potranno recitare un ruolo da protagonista dietro queste due o tre squadre, insieme, diciamo, a tutte le altre, perché sarà secondo me molto equilibrato dietro queste due o tre squadre. Com'è cambiata la vostra fisionomia rispetto allo scorso anno? Rispetto allo scorso anno, sicuramente senza appunto abbiamo perso anche Mancino rispetto all'anno scorso. Sarà una squadra ancora più giovane, ancora magari più alla ricerca di un gioco basato su alti ritmi e che speriamo non paghi caro la giovane età della rosa, soprattutto nei momenti caldi delle partite, ma sono sicuro che i nostri ragazzi
sapranno farsi valere in questo campionato, perché comunque molti di loro hanno un campionato già di A2 alle spalle e un campionato di Serie B in cui comunque hanno fatto dei playoff promozione, quindi Anche sono tranquillo. perché avete il top player in panchina, permettimi questa battuta. Marco ormai è da anni qui alla Presidente, si è portato in prima squadra questi ragazzi che ha cresciuto, è il nucleo storico che c'è insomma da quando è arrivato, quindi sono sicuro che anche quest'anno riuscirà a trovare le chiavi giuste per costruire una buona squadra, una buona stagione. Lo hai detto tu, vi attende l'esordio contro il Lavagna 90, formazione che naviga sempre nei quartieri di medio-alta classifica. Che match ti aspetti? È una partita molto complicata, come è sempre complicata un po' la prima giornata di ogni campionato, perché comunque bisogna un po' spezzare questa lunga pausa che separa la fine della stagione precedente da quella successiva. Poi andare a giocare in casa loro è comunque molto molto complicato. Sono una squadra molto preparata fisicamente e hanno due buoni centri e una buona batteria di esterni, quindi sarà sicuramente complicato e dovremo fare una partita importante per uscire dalla vasca con un risultato positivo, che sia una vittoria, che sia un pareggio. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Per uscire dalla vasca con un risultato positivo, quali saranno i fattori decisivi? Ah, sicuramente riuscire a imporre il nostro ritmo o comunque riuscire ad adeguarci a loro, visto che comunque negli anni si sono dimostrati una squadra che costruisce tanto e che nuota tanto. E in più dovremo essere bravi sul pressing o sulla loro zona, se decideranno di fare zona, ad attaccare coi tempi giusti, sfruttando le occasioni che sicuramente riusciremo a crearci. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Cristiano Campolongo per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Cristiano, grazie. Ciao Andrea, grazie mille.